Eccoci qua, finita la partita Treviglio, Cernusco si prende una vendetta relativamente all'esclusione dei playoff dell'anno scorso. Prima partita di campionato, 75 per Cernusco, 68 per Romano. Abbiamo Paolo Gandini, dici una tua impressione sulla partita. Ma è come stavamo parlando prima, insomma, prima di iniziare l'intervista, abbiamo sicuramente avuto buonissime percentuali da 3 punti, questo è innegabile. Molte volte costruiti anche discretamente bene, altre invece magari anche tiri forzati che sono andati dentro, però vabbè, poi lo sai meglio di me, se prendi ritmo, poi magari segni anche canestri che magari normalmente non segneresti. Eravamo in emergenza totale perché abbiamo avuto questo problema di tesseramento dei nostri quattro senior, nostri di Cernusco, e quindi eravamo senza di loro. Abbiamo portato all'ultimo 3 ragazzini del 99, uno tra l'altro ha fatto pure 2 punti facendo 2 su 2 Due su due liberi, liberi, sì. è stato molto bravo. Abbiamo giocato una partita, secondo me, di quelle che si giocano raramente, insomma, buttando il cuore oltre l'ostacolo, con rotazioni cortissime, cercando di essere contenitivi ma allo stesso tempo discretamente aggressivi in difesa, perché ovviamente poi in questa categoria non puoi essere solo contenitivo perché poi alla lunga prendi canestro. Siamo stati bravi, niente da dire, insomma. Sì, hai avuto 3 giocatori che hanno fatto 60 punti in 3. Come hai detto tu, buttato il cuore oltre l'ostacolo. A volte, anzi, direi che tutte le volte, quando si è in pochi e si è in emergenza, si gioca molto meglio Sì, e si rende molto di più. è una cosa, sai, magari il fatto di sapere che non ci sono rotazioni, di sapere che comunque sia, anche se si fanno 2 o 3 errori, si resta in campo perché alla fine l'allenatore è obbligato a lasciarti in campo, può farti rimanere un pochino più sul pezzo del solito. Ecco, sì, abbiamo avuto oggi Mercante in una giornata secondo me strepitosa, Bosio nel terzo e quarto quarto l'ha seguito e Cogliati nel terzo e quarto quarto ha fatto dei canestri di un'importanza capitale, però d'altronde insomma Bosio e Cogliati l'abbiamo presi proprio per questo, e Mercante, vabbè, non lo scopro io, non si scopre in questa Sì. partita qua, insomma, cioè Mercante è un giocatore di questa categoria, lo è sempre stato e penso che possa fare meno fatica quest'anno di quella che ha fatto l'anno scorso in Silver. C'è stato un momento dove voi avete preso il largo con 2 triple di Mercante, una dietro l'altra, e un'altra di Bosio, se non mi ricordo male. Poi c'è stato un attimo di blackout e Romano è rientrato. Sembrava che avete perso 3 o 4 palloni, Sì. sembrava che lo faceste apposta per farli entrare. C'è stato un po' di pathos per concludere questa partita, però alla fine Romano ha sbagliato 2 rimesse e un altro, cioè praticamente vi ha reso quello che voi gli avevate regalato prima. Sì, ci sono state secondo me da entrambe le parti molte palle perse banali, però insomma all'inizio del campionato sono cose che ci stanno e si mettono in preventivo. Romano ci ha messo in difficoltà quando eravamo a più 10 perché ha iniziato veramente ad aggredirci a rimbalzi in attacco e insomma oggi noi senza Sirtori non avevamo un corpo dentro l'area, abbiamo dovuto giocare atipici praticamente tutta la partita, l'unico corpo che avevamo è un ragazzo del 98 che comunque ha fatto molto bene. Ci ha aggredito con Benassi e Carrara, insomma loro hanno fisico, hanno centimetri per noi e quindi sono rientrati con quello e potevamo aspettarcelo. Detto questo, come hai detto tu, noi d'altro canto non dovevamo perdere quelle palle banali che abbiamo perso per far rientrare Romano. In quelle situazioni lì bisogna essere un pochino più freddi, un pochino più cinici, magari togliere una cosa difficile per farne una facile e magari riuscire a portare a casa 2 punti o un fallo o comunque cercare di far difendere, difendere in maniera continuativa la difesa avversaria. 2 punti che poi alla fine avete portato a casa, ci rivediamo allora là da voi Assolutamente sì. per la rivincita. Assolutamente sì, insomma, 2 punti importantissimi, si inizia il campionato Primi due, esatto, bene, bene così. sono importanti. Perfetto, Grazie grazie. a voi. Alla prossima, Alla prossima. ciao. Ciao. Ciao, Ciao, grazie. ciao. Pure referto giallo, d'altra parte però se tiri con il 14% i tuoi avversari da 3 e i tuoi avversari col 41 a parti invertite, diventa difficile portare a casa poi un risultato. Giocato punto punto per tre quarti, loro poi sono scappati un po' via, rientrati, ma qualche palla persa malamente, e poi
due su due sbagliati di Benassi su un antisportivo e palla persa sulla rimessa, lì fine della partita. Sì, beh, sono state tante occasioni abbiamo avuto, però io credo che Cernusca abbia meritato la vittoria. Noi paradossalmente ci ha fatto male il fatto che loro avevano quattro giocatori fuori, perché io credo che molti di noi sono entrati in campo con l'idea di aver già vinto la partita, e quindi non c'è stato poi anche la tensione della prima partita in casa, il fatto anche che qui purtroppo noi ci alleniamo poco, ci siamo allenati poco ed era la prima partita ufficiale che giocavamo in questo campo, e quindi ancora non siamo padroni bene degli spazi, quindi anche questo ha contribuito alla sconfitta. E niente, dobbiamo cercare di mettere a posto le cose e di migliorare per le prossime partite. Insomma. Ora, però, un romano diverso dalle quattro partite fatte prima. Prima molta più circolazione di palla, adesso forse ancora il famoso 1 contro 5 e un po' di palloni sempre pompati, per arrivare poi a conclusioni magari un po' affrettate. Ma è stato merito sicuramente della loro difesa, molto aggressiva, e, ripeto, poi noi abbiamo giocato con molta tensione, quando sbaglia anche molto da fuori, come abbiamo sbagliato oggi, loro si chiudevano tutti dentro l'area e di conseguenza non era facile giocare, quindi hanno trovato anche una buona serie di tiri a tre punti sicuramente nel terzo quarto e ci ha un po' tagliato le gambe onestamente. Poi sì, abbiamo sbagliato delle situazioni, anche delle rotazioni difensive, non siamo stati molto attenti, era la prima partita e quindi non conoscevamo bene ancora il loro gioco, il loro tipo di squadra, ma poi ripeto, abbiamo giocato la prima partita qui in casa e quindi non era facile, insomma, avevamo molta tensione, forse anche troppa tensione perché dovevamo vincere a tutti i costi, e loro forse hanno giocato leggeri perché sapevano che venivano da una situazione di difficoltà, però sì, voglio dire, non voglio con questo dire, loro hanno, ripeto, hanno meritato la vittoria, hanno giocato meglio di noi e quindi basta. Sì. Loro hanno giocato con tre giocatori, in tre giocatori hanno fatto 60 punti, si dice spesso, e tutte le volte si viene, come si dice, il fatto di essere in pochi a volte ti dà dei vantaggi. Sicuramente, sì. Ma noi dobbiamo abituarci, anche i nostri giocatori, i miei giocatori devono abituare un po'. Noi siamo in tanti giocatori e quindi ognuno deve dare il proprio mattoncino. E certo, non è più come l'anno scorso, secondo me siamo più forti dell'anno scorso. Abbiamo anche, ripeto, anche più giocatori, di conseguenza ognuno deve capire che se esce entra un altro, insomma, ugualmente forte, quindi non è che deve pensare a se stesso che deve fare una partita 20-30 minuti, se gioca bene è così, ma se non gioca bene ci sarà un altro giocatore. Quindi anche questo ho visto un po' troppo nervosismo, due tecnici giocando in casa così sicuramente non mi piacciono. Insomma. Bene, che dire? Lavorare alla prossima, certo, siamo la prima partita. Sicuramente abbiamo buttato via una grande occasione, e dispiace perché dovevamo, quel precampionato che abbiamo fatto, e onestamente speravo qualcosa di più, ecco, invece oggi sì, non siamo stati il miglior romano, però cercheremo di rifarci la prossima partita. Allora a sabato. Okay. Grazie, ciao.